Gli integratori, come dice la parola stessa, sono prodotti che servono a integrare, cioè a completare o a migliorare la nostra alimentazione. E gli integratori possono contenere sostanze nutritive come vitamine, minerali, proteine, grassi, fibre o altre sostanze che hanno un effetto benefico sul nostro organismo. Gli integratori non sono farmaci e quindi non hanno lo scopo di curare o prevenire le malattie, ma possono aiutare a mantenere e ottimizzare il nostro stato di salute e di benessere. Gli integratori possono essere utili in diverse situazioni, come ad esempio quando la nostra alimentazione è carente o sbilanciata e non ci fornisce tutti i nutrienti di cui abbiamo bisogno, oppure quando abbiamo bisogni nutrizionali aumentati, per esempio in gravidanza, allettamento, in crescita, o quando siamo sottoposti a stress fisico o mentale che può ridurre le nostre difese immunitarie o alterare il nostro equilibrio ormonale. O ancora, quando pratichiamo attività fisica intensa o prolungata che può richiedere più energia, più ossigeno, più acqua, più sali minerali. O quando vogliamo migliorare le nostre prestazioni fisiche, per esempio aumentando la massa muscolare, la forza, la resistenza. Ora, di integratori ne esistono molti. Sappiamo bene che per ogni esigenza del nostro corpo vengono studiati e messi in commercio diversi tipi di integratori. Questo succede in particolar modo nel mondo sportivo, dove si richiede un'alta prestazione fisica, o nel mondo del fitness, dove talvolta la prestazione diviene secondaria e al primo posto viene messo l'aspetto estetico, qualsiasi esso sia. Quindi in questo video cercherò di farvi capire la funzione di tre integratori da quelli più usati nel mondo sportivo e dell'allenamento. Primo tra tutti, le proteine in polvere, sì, quelle che generalmente vengono classificate dai genitori come la sostanza proibita. Le proteine in polvere sono integratori che forniscono proteine di alta qualità e di facile assimilazione, pari a quelli che possiamo ottenere dai cibi. Queste molecole costituiscono i muscoli e altri tessuti del corpo e sono essenziali per la sintesi proteica, il processo che permette ai muscoli di crescere e di ripararsi dopo ogni allenamento. Le proteine in polvere si ottengono da diverse fonti, come ad esempio il siero del latte, le whey, le uova, la soia, il riso, il pisello e la canapa, ma ce ne sono altre. Ogni fonte ha delle caratteristiche specifiche, come il contenuto dei aminoacidi essenziali, il valore biologico, la velocità di assorbimento, il sapore, il costo. In generale, le proteine in polvere più usate e più efficaci sono quelle derivate dal siero del latte, che hanno un alto contenuto di aminoacidi ramificati, un elevato valore biologico e una rapida digestione. E qual è l'utilità di questo tipo di integratore? Beh, può essere utile per aumentare l'apporto proteico giornaliero, ma non solo, possono anche essere utilizzate in sostituzione di alcuni cibi. Magari in extremis, quando non si riesce a mangiare altro, ci sono le proteine. Gli integratori in polvere, inoltre, possono anche aiutare a incrementare la massa muscolare, a migliorare la composizione corporea, a ridurre il senso di fame, a favorire il recupero dopo un allenamento intenso e a prevenire la perdita di massa muscolare in condizioni di stress o in attività. E come vanno assunti? Magari in aggiunta ai pasti principali, o come spuntino tra un pasto e l'altro, o prima o dopo l'allenamento, a seconda degli obiettivi e delle preferenze personali. Poi sì, la dose consigliata varierà a seconda del tipo di integratore, del peso corporeo, del tipo di allenamento. Io le proteine in polvere le uso perché mi sono comode, perché mi aiutano a raggiungere il mio obiettivo. Io ad esempio uso queste, che sono normalissime whey al gusto cioccolato, mi trovo bene perché sono altamente digeribili e sono gustose, già buone solo con l'acqua, però se volete fare uno spuntino o una colazione diversa dalle altre, un po' di proteine in polvere, una banana, un po' di latte o bevanda vegetale e fate uno spuntino davvero delizioso. Quindi chi può usare le proteine in polvere? Solo chi va in palestra o vuole diventare grosso? No. Seguendo quanto appena detto, gli integratori di proteine possono rivelarsi utili anche per chi non ha obiettivi troppo ambiziosi, ma vuole solo dimagrire o migliorare la propria composizione corporea, o magari sta seguendo un certo tipo di percorso e vuole limitare l'introito di carboidrati e grassi. E quindi le proteine possono risultare utili. Il secondo integratore di cui voglio parlarvi è la creatina. In primis dovete sapere che la creatina è una sostanza naturale che si trova nel nostro corpo, principalmente nei muscoli. Perché lì? Perché serve a fornire energia rapida ed immediata
per le contrazioni muscolari. La creatina si forma a partire da 3 aminoacidi, arginina, glicina e metionina, e viene sintetizzata dal fegato, dai reni e dal pancreas. La creatina può essere assunta in un piano nutrizionale, soprattutto con la carne, il pesce e sì, anche con gli integratori. Dovete sapere che la creatina è uno degli integratori più studiati e più usati nel mondo dello sport, perché ha dimostrato di avere numerosi benefici, tra cui l'aumento della forza, della potenza, della massa muscolare. Riesce a migliorare la resistenza e la velocità, a ridurre la fatica e il tempo di recupero. Gli integratori di creatina si presentano sotto forma di polveri, capsule, liquide, possono contenere diversi tipi di creatina, come monoidrato, il citrato, il malato, il piruvato o altre forme più recenti ed avanzate. Il tipo di creatina più usato e più efficace è il monoidrato, che ha il maggior contenuto di creatina pura e soprattutto il minor costo. Per quei periodi dell'anno dove utilizzo la creatina, io utilizzo quella classica, il monoidrato. Certo, mi aiuta, sì, ma non fa miracoli. Ed è importante assumere la creatina insieme ad una fonte di carboidrati per favorire l'assorbimento ed il trasporto della creatina nei muscoli. Ma la creatina è solo per chi fa 100 kg di panca o 150 kg di squat? Ma anche no, anzi in quei casi è molto utile, ma può essere anche utile in persone che non vogliono spingere all'estremo, come ad esempio chi non vuole sviluppare solo la forza muscolare. Bene, siamo giunti all'ultimo integratore di cui volevo parlarvi, cioè gli integratori di omega 3. Sì, quelle capsuline gialle trasparenti. Gli integratori di omega 3 sono integratori che forniscono EPA e DHA in quantità elevate e concentrate. Possono essere utili per integrare la dieta quando questa non è sufficiente a coprire il fabbisogno giornaliero di questi acidi grassi essenziali. E come vengono preparati? Vengono preparati a partire da pesce di acqua fredda come tonno, merluzzo, il fegato e il salmone, e per le persone vegane o vegetariane esistono quelli di derivazione delle alghe. Qual è il principale beneficio per la salute ascrivibile agli omega 3? È il miglioramento della salute cardiovascolare. Dovete sapere che gli acidi grassi omega 3 fanno parte della struttura della membrana delle cellule e hanno più che considerevoli proprietà antinfiammatorie. Sì, ma doc, ma sei passato dalle proteine alla creatina, ora mi parli di omega 3? Ma che ci facciamo noi amanti dell'allenamento? Ma tu non hai nient'altro da fare oggi, adesso lo spiego. Fammi un favore, vai sul tetto e controlla se ci sono dei piccioni. Oh, allora, quali vantaggi può portare questo tipo di integrazione nella persona che si allena? È presto detto. Gli omega 3, oltre a quanto già detto, cioè il potere di ridurre l'infiammazione del corpo, possono diminuire il dolore muscolare post allenamento, migliorando l'adattamento e il recupero. In particolar modo nell'allenamento, nell'attività sportiva, dove c'è una grande sollecitazione eccentrica del muscolo. Ah, non vi è chiaro cosa significa sollecitazione eccentrica? Ve lo faccio capire velocemente. I nostri muscoli hanno due tipi di contrazione. Una viene chiamata concentrica ed è quando il muscolo si accorcia, ad esempio quando si flette l'avambraccio sul braccio, mentre l'altro tipo di contrazione viene definita eccentrica ed è quando la muscolatura si allunga. Tipo, se io devo poggiare questo oggetto che è molto pesante ed è delicato, lo poggerò delicatamente. Ecco, oppure il frigorifero che poggia da terra. Bene, quella è la contrazione eccentrica, che riesce ad essere molto più forte della contrazione concentrica. Tutto bello, doc, ma non posso ricavare questi omega 3 dal pesce? Hai detto tu che vengono ricavati dal tonno, dal salmone, dal fegato di merluzzo. Certo, potresti, dovresti mangiare pesce azzurro, ma non quello di allevamento, ma quello pescato. Sì, ma costa un fottio, doc. Appunto, ecco perché risulta comodo assumere gli omega 3. Comunque, io utilizzo questi perché? Perché hanno la certificazione IFOS e soprattutto non hanno il piccolo problema del sapore del pesce che torna su o di gonfiore. Bene, siamo giunti alla fine di questo video, so che vorreste saperne ancora, anche perché di integratori ne esistono molti, ma dovremmo star qui ore e ore. Questi sono quelli che utilizzo io durante l'anno. Se avete curiosità o volete che porto un altro tipo di integratore, scrivetelo nei commenti, così vedo di organizzarlo. Ora non resta che salutarvi, cliccate mi piace se vi è piaciuto il video e soprattutto iscrivetemi, siete di grande supporto e mi fate capire che mi sto muovendo bene. E che dire, avanti con i commenti, ci vediamo alla prossima, ciao!